signora. Allora, nome, cognome, testata, prima domanda. Grazie, prego. Fabio Gennari, prima Bergamo di Tutto Sport. Innanzitutto grazie, perché sono partite clamorose, sono serate che non è la prima, la mettiamo in mezzo alle altre, ma è un qualcosa di grandioso. Ti chiedo, che cosa ti ha colpito di più della gara di stasera, ma soprattutto come si gestisce adesso la gara di ritorno? No, la gara di questa sera mi ha colpito tutti, tanto è vero che non ho fatto cambi se non a pochissimi minuti alla fine, e poi un cambio, perché era veramente difficile toccare qualche cosa di una squadra che comunque ha tenuto fino al 90° nel modo migliore. Ma al ritorno, adesso giustamente un'impresa così è giusto festeggiarla, ma noi sappiamo già benissimo tutti quanti noi che dovremo conquistarci tutto tra 8 giorni a Bergamo, perché il Liverpool è una squadra forte, una squadra che può fare dei gol, può fare anche dei gol in poco tempo, quindi dovremo ripetere una partita molto molto precisa sotto tutti gli aspetti, e con grande coraggio, ripetere un po' la partita di oggi, perché è tutta da giocare ancora, anche se il vantaggio insomma chiaramente adesso ci fa ben sperare. Sì, sì. Se è andato via, prova con questo. Prova? Si sente? No. Microfono? Mi sa che proprio saltato. Senta la linea? Vedo che era spento. Parlo forte? Adesso sì, adesso sì. No, oggi non ho avuto motivo di urlare, quindi c'ho tutta la voce a disposizione. Dovrebbe esserci. Prego. Salve, Antonello Guerrera, la Repubblica. Volevo chiedere due cose. Una sulla quello che ha detto lei, che ha fatto l'ultimo cambio, cioè ha fatto il primo e unico, sì, cambio al Nord. Come nasce questa cosa? Perché fare un unico cambio ad Anfield contro il Liverpool vuol dire che avete preparato la partita perfetta. E secondo, se dopo questa vittoria avete la consapevolezza che potete veramente vincere questa coppa, perché un 3-0 ad Anfield apre qualsiasi sogno. Grazie. Noi già dobbiamo ancora pensare a superare il turno, e abbiamo già pensiero a come, quindi oltre non andiamo, dovremo stare molto, molto concentrati, molto attenti a ripetere la partita con Liverpool, proprio per il valore del Liverpool. E come avete fatto a fare solo un cambio? No, non c'era bisogno di fare cambi, cioè, i ragazzi stavano bene, anzi nell'andare in là della partita c'è stato anche sotto aspetto anche fisico, non ci sono stati cali da parte di nessuno, poi dopo tutti erano nella condizione migliore di poter continuare la gara, e quindi non c'era, difendevamo bene, con ordine, quando ripartivamo, anzi abbiamo avuto anche qualche situazione di ripartenza molto positiva, non è obbligatorio, i cambi io li faccio sempre, ma oggi non era obbligatorio farli, e quindi non l'ho fatti. Grazie. Giuseppe Bisantis, Radio Rai, buonasera mister. Ha sempre detto che la Coppa Italia è il primo obiettivo, questo risultato cambia un po' le priorità? Sì, ho anche sempre detto però che noi cerchiamo di stare dentro tutto, che non abbiamo mai fatto delle scelte, e quindi cercheremo, dopo questo risultato cambia, che forse abbiamo la possibilità di andare in semifinale, cosa che fino alla vigilia sembrava molto, molto difficile. Adesso sicuramente abbiamo anche la chance di raggiungere la semifinale Europa League. Alla Coppa Italia ci pensiamo sicuramente tra 15 giorni con ritorno con la Fiorentina, dove comunque siamo ancora nella condizione di poterla raggiungere, e il campionato dovremmo, dopo la sbornia di questa sera, calarci velocemente, perché abbiamo comunque
un'Europa da conquistare in campionato, visti che la nostra posizione ce lo permette ancora. Quindi continuiamo a non fare scelte, speriamo di non schiantarci, che non ci costi questa cosa, però secondo me invece il modo migliore è stare dentro a tutto e pensare a tutto, di poterci anche concentrare meglio e quindi raggiungere poi, speriamo che alla fine, e questo è stato un percorso eccezionale di quest'anno, speriamo anche di atterrare bene. Prego, avanti. Buonasera mister, complimenti. Giorgio Dusi, Bergamo. Grazie. News. Prima di tutto le chiedo, uscendo dal campo, se ha buttato un occhio al tabellone, ha visto Liverpool-Atalanta 0-3, il primo pensiero qual è stato? E poi la seconda cosa, le chiedo un pensiero anche per i 2000 che hanno fatto un casino pazzesco questa sera, è stato incredibile. No, almeno per quanto mi riguarda, io sono felicissimo, soprattutto per gli altri. Per gli altri intendo per la società, intendo tutti i giocatori, e intendo tutti i tifosi, quelli che ci hanno seguito, che per loro sarà una trasferta storica, e anche per voi che siete e anche per voi chiaramente, quelli che sono a Bergamo che mi dicono stanno festeggiando. Io sono, in questi casi ti senti molto felice per la felicità e la soddisfazione che abbiamo portato agli altri. Buonasera mister. Buonasera. Alberto Gianbruno, Telecity Network, complimenti anche da parte mia. Grazie. Il Liverpool non perdeva in casa da più di un anno, cioè anche questo aspetto riesce a darvi la sensazione dell'impresa, della storia, cioè avete fatto qualcosa di incredibile. Sì, sì, infatti siamo molto felici proprio per la portata dell'avversario. Avversario che non perde, insomma, i numeri li avete elencati voi, e quindi questo rende 10 giorni fa abbiamo vinto 3-0 a Napoli, ma eravamo felici, ma non eravamo così. Questa è sicuramente una vittoria anche per il calcio italiano, non è che tante squadre hanno vinto qui ad Anfield nella loro storia, quindi ci rendiamo conto insomma, dell'importanza anche per il nostro calcio, per il ranking, sicuramente per la storia dell'Atalanta, no? Io dico che a volte si parla di coppe, di trofei e di cose, però quando ognuno di noi riesce a fare qualcosa che non ha mai fatto nella sua storia, magari non è una coppa, magari non è un trofeo, però è un qualcosa di straordinario, perché è qualcosa che non si era mai riusciti a raggiungere, e questo penso che vale per tutti nella vita. Perciò quando si parla solamente di coppe o di trofei come se fosse l'unica cosa, no, ognuno ha i suoi traguardi e può giustamente, quando li supera, essere molto felice, e noi questa sera lo siamo. Grazie a tutti, buona serata, buonanotte.